questo nuovo video della Vita in Città 2. Benvenuti nell'episodio 101. È un po' strano dire episodio 101. Speriamo che vi sia piaciuto lo speciale dell'episodio 100. Assolutamente, fateci sapere anche nei commenti anche di questo video se vi è piaciuto o meno. Oggi episodio molto particolare perché soprattutto chiacchiereremo. Cioè è quasi un episodio di intermezzo dove un po' sistemiamo le cose, perché c'è il backpack ridotto in condizioni pietose, magazzino, 2000 cose problematiche. Ok, da una parte sistemiamo un po', dall'altra vogliamo chiacchierare con voi per capire un po' come portare avanti la serie da qua in poi. Perché ammettiamo che dopo 100 episodi inizia ad esserci un po' di difficoltà su cosa fare successivamente. Infatti, come vedete, Fer è molto arrabbiata. Esatto, è proprio arrabbiata. Cosa c'è che ti fa arrabbiare? No, in realtà ho ancora lo spirito combattivo dall'episodio 100, sì, okay. Sì. Quindi ho deciso di rimanere con questo mood oggi, ho capito. Comunque allora, sì, bisogna capire come continuare, come andare avanti. Sì. In primis, andiamo a vedere un attimino gli avventurieri, che non ci siamo filati minimamente lo scorso episodio, Ci sta. Era un momento importante. Spero che sia andato tutto liscio. Perfetto, Rick non ha ricompensa, Steve non ha ricompensa. Guarda, guarda dove sono io. Sono di chi è la colpa? Dimmelo, di chi è la colpa? Che mi hai incolpato per un sacco di episodi e alla fine erano buggati e basta, e avevo ragione io. Fere. Guarda, avevo ragione a tenermi sta faccia. Ma perché lo sapevo che mi avresti fatto arrabbiare in 3 minuti si oggi. Si sono buggati ulteriormente. Oppure, aspetta, forse noi non avevamo mai mandato in missione l'ultima volta. Non mi ricordo stai più niente. Stai facendo tutto da solo, non mi mettere in mezzo. Comunque, adesso non li mando in missione, lo facciamo dopo, perché qua voglio sistemare di nuovo tutto, quindi far tutte le zone di diamanti, di ferro, eccetera, eccetera, tutto quello che serve, e prendere anche da qua, che giustamente ci avete detto a che serve avere tutte queste ceste se poi non le usate, le armature che hanno l'armor giusto, e metterle nelle varie sezioni. Così utilizziamo anche tutto questo. Hai visto che non so più neanche parlare? Sì, ma è normale, Steph. Tanto ci siamo abituati tutti, quindi è meglio che vai dritto. Si stava incartando anche lei. No, non mi stava incartando. Allora, una cosa al volo e iniziamo a chiacchierare di cose importanti. Ricordatevi che in edicola trovate i nuovi allungabili. C'è stato un problemino, dovevamo uscire lunedì, alla fine sono usciti mercoledì per un ritardo che c'è stato all'ultimo. Non è colpa nostra, okay? Non ci avevano neanche avvisato, capito? Perdonateci. E ci siamo rimasti male anche noi, quindi adesso mi metterò questa faccia, perché io ho fatto questa faccia quando me l'hanno detto, capito? Dov'è? Capito? Okay, questa. Ecco, sta piangendo. Ok, sì. Quindi adesso li trovate davvero, e comunque li potete trovare anche su tpokshop.com, quindi anche lì trovate il link in descrizione, tenete iscritti a tpokshop.com e trovate gli allungabili in edicola e nel nostro shop, e sono stupendi. Ora, prima domanda. Siamo all'episodio 101. Mm-hmm. Siamo ben equipaggiati, ma facciamo ancora un po' schifo, dato che la missione di grado S è stata problematica. Disastrosa. Quindi sicuramente dobbiamo continuare a potenziarci, e quello sicuramente lo faremo. Però le missioni di grado S saranno molto difficili da sbloccare. Tramite la gilda bisognerà proprio farmare per ottenere queste missioni, quindi ne faremo comunque poche. Di conseguenza ci deve essere qualcos'altro. Se ci pensate, anche lato armatura, adesso faremo quella di Kendall e abbiamo finito con quel lavoro. Possiamo creare dei potenziamenti per le armature e per le armi di tutti quanti, va bene. Però secondo me c'è bisogno di qualcosa di nuovo. Quindi, cosa vi viene in mente? Suggerite nei commenti. Qualunque cosa può essere, cioè aggiungere persone nella serie, piuttosto che un nuovo filone dove si va a fare una battaglia contro Voldemort. Tutto quello che... Idee sensate, ovviamente, per favore. Sì, questa era un po' meno sensata. Questa era poco sensata. Però qualunque cosa vi viene in mente per poter creare dei nuovi filoni della serie. Insomma, come volete che vada avanti la serie, è giusto che lo chiediamo anche a voi, perché possiamo pensarci da soli, ma secondo me è carino chiedere anche a voi e coinvolgervi appunto per il sviluppo continuo della serie. Adesso dimmi. Perché riso? No, così, dimmi. Hai riso a caso, bene. Hai detto il sviluppo. Bene. Pugno. Stai esagerando. Comunque vieni qua, io ho un reclamo da fare. Sì. Vieni. Sì. Allora, circa due mesi fa, Marci mi ha promesso i mobili per i nostri animali. Perché i nostri animali e i nostri fantastici gatti e pure Arancia sono ancora qui con una corda seduti nel nulla? Perché Marci ha dovuto costruire una gilla che è grande quanto una città intera. Tu mi stai dicendo che la gilla è più importante dei nostri animali? Sì, no, 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 no.
Ho capito. Allora, la scala di priorità sono Nino, Camillo e Leo e poi la Gilda. Okay? Ho capito. E allora, anche Arancia. Allora c'è stato un errore, ho capito. Sì. Allora, ascoltami un attimino, seguimi. Dobbiamo andare a comprare il nuovo oggetto che ha fatto Kendall, quello che ho utilizzato durante la missione. Sì, che io non l'ho visto, non so neanche cosa faccia perché in tutto quel caos non ho capito niente, allora, in realtà. Un anello che praticamente ha tipo 3 minuti di cooldown, quindi okay, tempo di ricarica, però quando lo utilizzi per 30 o 60 secondi ti dà tipo 5 cuori extra o addirittura okay, 10 e 5 di forza. Ottimo, quindi bello. È bestiale, sì, cioè sì, sinceramente sì, sì, davvero penso che sei morto 2 volte in più senza l'anello e di conseguenza ho pensato ecco, è veramente forte. Guarda! Stavamo proprio andando da lui però. Vi siete letti nel pensiero? Oppure vuole comprare Pietra delle Anime. Vediamo. Salve. Ciao. Stavamo venendo da lei. Esatto, venendo da te. Ah, ok. Allora, io non lo posso mettere questo qua in negozio. So che tu lo vuoi, lo brami. Vuoi il potere, giusto? Ciao, ok. Vuoi la forza di questo anello. Non lo posso mettere in negozio perché il limite è 64. I fan mi hanno detto di venderlo. Alcuni hanno detto 2 monete d'oro, 1 moneta d'oro. No. Ok. 80 d'argento. Se ti okay, va bene. Sì. Ci può stare, no? Ma che ne pensi? Sì, secondo me è un buon prezzo. Bene, se vuoi ne crafto uno pure a te. Che dici? Lo vuoi fare? Potrebbe eh beh, sì, potrebbe essere utile. 5 cuori in più, anche perché tu hai meno cuori, o sbaglio? No, al momento siamo... no, siamo uguali, perché praticamente okay, ho utilizzato la ricompensa di livello 60 che mi ha dato dei cuori in più. Ah, ecco, questo è un avversi 5 in più. No, però sei è utile vedere sicuramente... Le no, non sono andato non a vedere. Non mi fa finire la frase, maledetto. Scusami, Fede. Continua. Dicevo che sicuramente sarà utile per le prossime missioni di grado S. Appunto. Perché che quelle sono state... visto. Cioè, è stato complicato, capito? Sì, se n'è andato, se n'è andato lì dentro. Cosa ci fai? Vieni qua. E tra l'altro ci sono tutti i nostri animali qua dentro. Lasciamo perdere. Guarda, anche Mark ti ha detto di farmi finire di parlare. Allora, no, volevo dirvi una cosa. Che con la ricompensa del 60 noi abbiamo rischiato prendendo un oggetto che aggiunge 3 cuori. Due cuori. Fallo perché sono permanenti. Cioè tu per sempre quei cuori sì, extra. Sì, sì, secondo sì, me sì, è la migliore ricompensa che però c'è del 60. Però sicuramente ci saranno i soldini. È una moneta d'oro. Ci sono anche i soldi. Sì. Sai com'è. Allora, intanto tieni. Allora, sono 64 più 16. A facciamo te. Così, vedo se riesco a craftarlo, venite con me. Ok. Vediamo okay, se ho abbastanza materiali per craftare anche il secondo. Io penso che mentre il pagliaccio stia ascoltando e esatto, abbia bisogno di qualcosa... E quindi Marco, rimane lì nascosto. Venire, visto che ci stai ascoltando, vieni pure che ti do i tuoi piedini, stupido. Chiudiamo la porta. Non allora, ho bisogno di nulla. Ma meno male, meno male. Tecnicamente dovrei riuscire a farlo perché servono 4 blocchi d'oro. Marco, uccidilo ormai che sei potentissimo, uccidilo. Bene, 1, 2, 3, poi uno adesso smeraldo al centro. Sentire tutti i materiali che gli servono. E 4 blocchi diamanti d'oro, intorno, smeraldo, eccolo qua. È carino il ragazzo, yeah, eh. Cioè, per i materiali dovrebbe costare meno, però è molto potente, quindi beh, accetto. Insomma, 4 blocchi d'oro, tu quanto li fai pagare? Ma quello me li ruba, quindi lasciamo perdere. Ma se lui mi dice che è sempre povero perché ti compra l'oro. Ma guarda, ma magari fosse vero, sarei ricco in quel caso. Allora, grazie e come, grazie? Aspetta, devo dirti qualcosa. Ah, così del mio. Grazie, grazie, dicevo. Arrivederci, è stato un piacere. Aspetta. Io se vuoi ho 31 monete d'argento. Tieni, prendi anche le mie. Per vabbè, non dare i soldi che poi mi incasini vabbè, la matematica. Vabbè, 31 ne ho dato. E ho capito, adesso continuerò a dare. Calcola. Io non faccio il calcolo. Dai ragazzi. Allora, devo darti 49, giusto? Mi pare di diciamo sì. Diciamo di sì. Facciamo di sì. 49 più 31, 70. Oh sì, è giusto, okay, 80. Perfetto, perfetto, è giusto, è giusto. Ok, vado grazie, anche la Marca intanto. Sì, okay, va bene. Ciao. Ciao. Allora. Allora, mia cara Fere, oh, mi hai fatto spendere un sacco di soldi. L'hai provato? No, non lo provo. Provalo tanto, Fere, che te frega. Utilizzi infiniti? Sì, 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 sì. Ok. Va semplicemente in tempo di ricarica. Bello. Fere Lupi! Che paura. Perché? Non lo so. Ho attirato. Aspetta, aspetta. Cosa stava succedendo? Aspetta. Si sta incantando tutta l'armatura, guardalo. Ma chi ne è senza armatura adesso? Cos'era quel brutto rumore? Cos'è stato? Non gli ho rotto qualcosa, giusto? Aiuto! Se gliel'hai rotta gliela devi rifare gratis, quindi cavoli tu. Dai, Steph, per favore, non aveva l'armatura. Fede, è morto... Ma non ha l'armatura. Vedi? Fede, è morto con io che paravo. Quindi si è ucciso da solo. Io me ne stavo andando. E allora è troppo OP il tuo scudo. Lo so, riflette danni, lo sai.
Quindi mi ha dato un colpo ed è schiattato lui. Allora, fatemi controllare. Quindi abbiamo il nuovo anello. Ma io lo posso mettere qua, scusami? Oh! E però come lo attivo se lo metto qua? È quello il punto, perché ci ho pensato anch'io. Perché abbiamo lo slot per gli anelli. Però come li potresti attivare in quel caso? Bella domanda. Io per ora lo tengo come slot 9. Dovrai pagarmi il nuovo scudo che sta facendo Kendall. No, non mi riguarda. Quello lì è un truffatore vivente comunque. Andiamo a sistemare il negozio? O sì. Vuoi sistemare prima l'inventario? Quello magazzino? Che vuoi, Steph, tanto... Io farei il negozio. Ok. Perché è più soddisfacente, secondo me. Sì, allora, sì. Allora. Iniziamo vedendo il tipo di armatura di cui ha bisogno, ad esempio, Steve. Quindi, fammi capire un attimino. Mio caro Steve, tu da livello 29 in poi hai bisogno di armatura 20, quindi armatura in diamante, e danno 7, quindi spada che passa al diamante. Di conseguenza, iniziamo a craftare. Allora, io direi che facciamo il solito ragionamento di craftarne 9, che è la cosa secondo me migliore in questi casi. Però facciamo... Steph, guarda che in questa cassa abbiamo 2 spade in diamante, anzi 3, 4, che comunque te le puoi prendere. E poi vediamo se è 7 di danno, cerchiamo di trovare l'equivalente. Allora. Perché alcune sono molte più forti, tipo hanno 13 okay. E tutte queste cose. Però secondo me il resto si può comunque usare, altrimenti queste cose usare. Non le sfruttiamo mai. Fai. Tu trova le spade che fanno 7 di danno e le mettiamo. Ok. Te le prendo tutte. Quindi 8 spade di diamante belle pronte qui. E qua sotto facciamo 8 spade invece di ferro. Ok, e ci siamo. Poi il terzo ed ultimo slot invece con le spade di pietra. Quindi apriamo qua. Eccomi, ho trovato un sacco di cose. Ok. Dove le metto? Allora, qua hai già riempito tutto. Sono tante. Ovviamente sono in ordine in base al danno. Qua sto facendo le spade di pietra. Sì, ho capito, sì. Però mi serve spazio per il resto. Quanto sono quelle di pietra, scusami? 5. Forse c'è qualcosa da 5 anche in quelle casse. Sì? Eh sì. Allora, vediamo. Però adesso devo capire dove mettere queste. Lo so, è una bella domanda. Però mi piaceva far tutto lo slot, è carino, no? Sì. Guarda che bello. Spada. Scudo. Allora. Ma le metto in una cassa qui per ora? Forse devo fare? Sì. Le metto, guarda, nella cassa dell'armatura. Altrimenti prendiamo altre shelf, no? Anche. Ok. Però per ora, guarda, le metto tutte qui. È tutto 7 di danno questo. Quindi guarda quante sono. In questo modo, piuttosto. Perché vedi, mi serve anche la zona per quelle di ferro. Quindi certo. Se abbiamo bisogno di più shelf, fare. Perfetto. Ora... Finiamo di craftare tutto quanto, quindi ne servono 5, 5, 5 e 5, ok? Quindi, allora... Allora, vediamo un attimino di sistemare... Serve altro? Devo craftare qualcosa? Servirebbero delle bookshelf nuove da aggiungere, Fere. In modo da poter fare tutto carino a vista in questo modo, che secondo me è un altro livello, cioè, prendo i soldi figo. Qua e magari vado al negozio di marci. Sì, buona idea. Qua è pieno di soldi. Allora, facciamo anche così. Anche se mi perderò, non mi ricordo dov'è perché lui ha tanti negozi. Ma cerchiamo di trovarlo. Porca miseria, che ogni volta metto le cose per sbaglio. Dobbiamo prendere tutti questi e tutti questi. Ok, e quindi fare qua. No, vedete, questo era sbagliato. Quindi dobbiamo fare così. Mettere anche questo. Abbiamo finito. Poi gambine. Probabilmente, esatto, erano sbagliate. Sistemiamo anche qua. E opla. Guardate che bello. Spade diamante, spade di ferro, spade di pietra, scudi, armature, leggings. Bellissimo. Super organization qua. Stupendo. Allora, poi uscito bene? Sì. Adesso però bisogna fare la stessa cosa col ferro, perché il nostro amico George col ferro non avrà più nulla a che fare, perché passa al diamante. E mi sa che passa da oggi al diamante lui. Fatemi controllare, perché è livello 22. Lui passa ufficialmente all'armatura di diamante, mentre Rick però sta per passare all'armatura di ferro. Quindi serviranno per Rick l'armatura di ferro. Quindi dobbiamo aggiungere tutto qua. Di conseguenza noi ci portiamo di nuovo avanti. Non ho ferro, come? Devo andare a ritirarlo. Allora, devo ritirare del bellissimo ferro. Quindi... togliti, via. Questo, ok. Facciamo tipo così. Dovrebbe bastarci, sinceramente. E craftiamo tutto in ferro. Quindi
Opla. E ce ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E con questi abbiamo già finito. Poi direi di andare a mettere in questo Step. Modo. Dimmi. Mi dici il nome dei nostri scaffali? Riesci? Qual è il nome? Allora, come faccio a scoprirlo? Non lo so. Dovresti toglierne uno. Bene, ma se li tolgo rompo tutto. Allora, gli dico che non so il nome. Quelli che ci sono nel nostro negozio, li hai messi lui? Gliel'ho detto, per il negozio avventurieri. Quelli che hai messo, li ha messi lui? Eh sì. Che hai messo nel negozio. Li ha messi lui? No, me ne stavo dando degli altri. Di lì non per truffarci. Le armature. Sono quelli a due piani. Per le armature. No, mi stava dando tipo una sorta di comodino. Per non farti truffare, No, infatti gliel'ho detto, adesso sta tornando nel suo negozio. È un po' allora. Difficile farsi capire come faccio. Non lo so neanch'io. Allora, possiamo smutarci che magari ci parlo? Smutato? Che magari è meglio, sì. Vai, Marci, parla. Mi senti? Ciao, sì, ti sento, ciao. Allora, sono quelli che utilizziamo per mettere le armature, che sono, mi pare, tipo questi senza i libri, ma sono di colore diverso perché si devono abbinare a questo legno qua. Questo che c'è anche nel nostro negozio. Allora, a me sono oddio, confuso così. Sì, infatti sono un po' confuso. Però vado adesso giù qualcosa. Perché di sono scaffali sono quelli a due piani. Ok. Dove quelli classici. Dove puoi mettere 8 oggetti totali. Ok, sì, però non vanno bene quelli rainbow, giusto? Okay. Mi sa di no. Perché è il legno più scuro questo. Mentre noi gli abbiamo messi tutti i legno uguali a quelli del muro. Sono allora. Il legno, quello arancioncino. Che cavolo di quello rosato. Quello rosato. Secondo me è spruce questo, sì. Mi allora, sa di aspetta, sì. Vediamo negli zainetti se ho qualcosa. Aspettate un attimo. Sì, infatti non riuscivo a spiegartelo perché era complicatissimo. Perché mi sa che non ce li ho questi qua. Lo vediamo un attimino. Questi qui sono. Ok. Vediamo un po' così. Oddio, ho questi qua, ma non so se sono. Ho questi qua, ho gli item shelf. Non so se sono questi qua, prova a vedere. No, non sono questi sicuramente. Fammeli vedere. No, no, tu vuoi quelli con 9. Adesso non ce li ho. Ve li vabbè, crafto e ve li porto. Allora. Va okay, bene, ok, va bene. Arrivo. Aspetta. Forse ne avevamo sopra. Non dirmi che ne. Vabbè, mo glieli dobbiamo comprare. Cioè, gli ho fatto fare un casino, Steph. Sono questi. Li ho trovati. Ne avevamo 5 sopra la porta della, no, io ti spacco del la nostro faccia. Negozio. Steph, mi fai fare le figuracce. L'ho pure disturbato. Ma che figuracce, Fede? È lavoro, eh. Vabbè, tanto adesso glieli prendiamo e boh, serviranno in futuro. Allora, magari ne mettiamo uno anche qua. Anche in casa. Con le cose tipo speciali. Questi non so invece come funzionano. Non ho idea. Perché questi sono più piccoli, quindi non so come funzionano. Allora, quindi prendiamo tipo tutti. No, sono scemo. Allora, prendiamo prima gli elmetti perché dobbiamo andare in ordine con le cose. Quindi perfetto. Sai che tu nel mentre potresti mettere tipo le armi speciali qua. In questo. Ok, quelle diverse quindi. Sì, quelle da danno da diamante facciamo? Se vuoi te ne posso mettere una sopra al danno da ferro e le altre sotto perché non sono tantissime. Ma così ci confondiamo e basta. No, guarda, è abbastanza chiaro, sopra quelle più scadenti e sotto le altre. Che carine che anche queste si vedono così. Lo so, infatti è una figata perché sto pensando anche all'estetica io. Non sto pensando solo ed esclusivamente al business. Allora, facciamo così. Sa che non ne ho altre. Così, perfetto. Opla, guardate. Cioè, questa parete è bellissima, eh. Sì. Salve. Vedi, Marci, questi. Ma sono quelli sbagliati, vero? Sì. E poi li hai ripresi da solo? Mi sa, perché al magnete. Aspetta. Salve. Salve, sono questo, giusto? Sono. Li hai ripresi tu da solo, quindi non lo so, ma sono queste qua. Come l'ho ripreso? Io non ce li ho nell'inventario. Non è che le ha prese a me? Li hai prese tu? No, io non ho nulla. Ma neanche io. Aspetta, nulla. Aspetta, lo so, c'è il magnete. Infatti sto per dire il magnete. Eccolo qua. Allora, sì, sono queste qua. Allora, voi le volete di giacaranda, quindi rosa le volete. Infatti dicevo il legno rosato perché okay, non so come si chiama. Ok, va bene. Ok, va bene. Vado a craftare quelli. Arrivo. Povero Marci. Io stavo ridacchiando perché mi sento in coppia. Direi che devi. Vabbè, li usiamo lo stesso. Li mettiamo qui, li mettiamo qui. Guarda che figa sta cosa. Cosa? Oh, che bello. Ti mette proprio la scritta anche col nome. Come? Aspetta, posso farlo con la mia arma? Sì. È bellissimo. Che figo. Aspetta, voglio vedere anche l'arco.
Che no, vabbè, l'arco un po' si bugga, sì, perché purtroppo... È affilato, Fera. Però era bella, vero? La poliarma era bella, sì. Allora, potremmo... Ho una mezza idea, guardami. Allora, delle cose che da qua Fera non ha preso, ok? E prendiamo tipo questa, mettiamo. Ma guarda che abbiamo anche delle armature, Steph. Tu non le guardi, ste cose? È questa. Allora, Fera, sto pensando all'estetica qui. Tipo noi mettiamo questo qua. Bellissimo. Questo qui. E invece in questo mettiamo questa. Guarda che carina sopra. Sì, sì. Stupendo. Mi le piace ha già un fatte botto. Non lo so. Credo. Salve. Sì. Non ci sente. No, non però beh, no, rimani così che poi magari ci sente. Ok. Sta riflettendo. Comunque conta che possiamo levare anche queste mensole viola che le avevo messe come estetica e continuare anche qui la parete. La facciamo? Eh sì, forse le togliamo. Ok. Le mettiamo da un'altra parte. Sì, 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 sì. E poi forse, dato che ci siamo, perché voglio migliorare drasticamente l'estetica di tutto il nostro posto. Secondo me ci sta. E questa la possiamo mettere una qui sotto questa torcia. Guarda, sotto queste torce. Guarda che bello come aspetta migliorano. Aspetta perché faccio una roba fighissima, Fera. Scegliamo questa che è particolarmente anche questa qui bella. Così le abbiamo sfruttate bene. Guarda, sotto le torce. Carino. Sì. Carino, ci per stanno dare un po' più di profondità, che sennò è tutto piatto. E guarda questa armatura messa, sì, qui, che bella. Sì, 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 sì. Ok. Dai, oh, grandi progressi. Inizia a essere carino. Piano piano. Ce l'abbiamo da 30 episodi e adesso sta diventando figo. Però non mi riguarda, ok? Allora, guarda quante armature abbiamo, cioè è una figata. Se qualcuno viene a rubare qua si fa un bottino. Però stavo pensando, ci teniamo anche degli extra? Perché è bello tenerlo tutto pieno. Certo. E che non ci sbatta di craftarne altri. No, però lascia così. Non c'ho voglia, ragazzi, ve lo però dico. Però lascia così. Allora, devo... La pelle ce l'ho. Pelle, pelle, pelle. Dove sei? Sto controllando anche io, ma non mi sembra che io ne abbia. Ce ne avevo. Sono sicuro. Sono sicuro. Non è che l'hai lasciata magari in qualche cassa? Penso di sì. Vado a vedere, vado io. Ok, allora, quindi iniziamo a prendere piuttosto il cibo, perché voglio iniziare a mandare il giovane Rick in missione, giustamente. Oggi lo so che è un episodio strambo, ve lo dico, lo so bene. Non so, vi piacciono anche gli episodi così? O fanno schifo? Cioè, se fanno schifo ditelo, non è un problema. Certo che dopo aver ammazzato due Ender Dragon super difficili è un però po' strano. Però secondo me contando... È come quando su Dragon Ball lo sconfiggevano tipo Majin Buu e l'episodio dopo è l'episodio super chill. Certo. È la stessa... No, però è per dire che secondo me, siccome ti chiedono sempre di sistemare tutto il disordine... Penso che sia piacevole anche vedere quando lo sistemi, non lo so. Speriamo di sì. Spero, poi se non vi piace, ragazzi, non ci offendiamo, va bene così. Allora, Rick è andato con l'89%, guarda, spero che affoghi. Adesso, vediamo un attimino. Ah, vedi, non ho fatto la zona degli scudi, ad esempio. Che li abbiamo, tra l'altro, finiti. Vedi, anche quella. Mamma. No, gli scudi, poi mamma mia che sbatta farli. Allora, lo so. Sono il peggio del peggio. È così, giusto? Creiamo tutti quelli che riesco. Perfetto. Iniziamo a darne uno a lui. E iniziamo a tenerne qualcuno qua. Però ne dobbiamo fare molti di più di scudi. Molti, 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 molti di più. Ok, quindi questa armatura di ferro la teniamo come extra e la teniamo sempre qua. Qua teniamo un pochino tutte le cose extra di armatura, che così quando servono comunque sappiamo che ci sono. Ora ragioniamo. Allora, mio caro George, tu hai bisogno di un'armatura in diamante. Vedi, ed è quello che intendo. Cioè io adesso mi prendo tutto, ok? Però guarda che brutto che scompare uno da tutto. Cioè è una tristezza. Vabbè, però sa anche di vissuto, no? Cioè troppo perfettino sembra un po' finto, mentre invece così sembra che sei appunto anche un commerciante che vende. Ok. Perché mancano dei pezzi. Allora il buon cioè, George, nella mia testa ha senso. È partito per una missione di grado B. Okay. Sono molto felice di questa cosa. Guardate che il fatto che quello diventi grado B è incredibile. E purtroppo però, Steve, anche oggi ancora la missione di grado B, perché sarà dal prossimo episodio che potrà far quelle di grado A. Quindi, spada resta in ferro, mentre armatura full in diamante. Ed una cosa che vi volevo dire è, se già Steve con le missioni di grado B droppa oggetti ogni tanto, chissà che cavolo sarà dalle missioni di grado A in poi. Sono molto curioso. Se ci danno le accidenti di ricompensa, perché ne abbiamo perse un sacco. Anche questo è vero, anche questo è vero. Allora, opla. Ma sono anche troppe. Perfetto. Sì. Io ne volevo tipo 6. Decisamente.
Allora, esatto, io penso che stavo pensando a 5-6. Sì, vabbè, dai, si fa un po' di soldi e noi le mettiamo da parte, poi potrebbero servire anche per altro. Assolutamente sì. Ok, allora, anche qua, vedi, vorrei mettere più decorazioni. Queste le vende qualcuno al momento? Sai che non so, bisognerebbe capire se c'è qualcuno che può vendere. Perché vorrei fullare, capisci? Eh sì, questi oggetti proprio decorativi. Sì, migliorerebbe ancora un pochino, ci starebbe. Poi potremmo valutare anche di mettere quelle statue giganti che vende Marci, tipo una qua. Sì. E una qua. Sì. Starebbero bene. È che sai che cos'è? Dimmi. Non ha ancora messo i prezzi nel suo negozio perché sono andata a controllare poco fa. Però è la Gilla, è poverino. Lo so, certo, però capisci, se non mi mette le cose in vendita non le posso neanche comprare. Io sono veramente soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto oggi, eh. Siamo stati bravissimi, Fere. Siamo stati veramente bravi. Allora, salve. Salve, salve. Allora, ne ho 30. Ne hai fatti fin troppi, sì, mamma sì, mia. No, va bene, va ma bene. Prima ero qua perché cercavo di capire, perché non mi ricordavo il crafting. E poi mi sono ricordato che è un crafting per tutti i colori e bisogna solo cambiare un oggetto. E ne avevo una nell'inventario. E cercavo di capire se era quella uguale a queste qua. Vabbè, comunque. Ditemi quante ne volete, ve le do. Allora, ce ne serve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faccene 10. Va bene, okay. 10. 10. Facciamo così. Eccole qua, 10. Ok, prezzo. E non so, un argento. Così, per essere largo. Perché fa sempre il povero fare? Non lo te? So, secondo me è troppo non lo so, poco. Ma perché non so quanto ti devo. Cioè, sono praticamente sono neanche mezzo stack di giacaranda. Quindi va bene, dai. 15 monete d'argento. E vabbè, allora la prossima volta mi faccio 2 d'oro per il giardino. Va bene, va bene, ci posso stare, grazie mille. Ciao. È sempre ma troppo poi, basso sto ragazzo. Allora, sai che cos'è? Dimmi. Allora, non vorrei ricordarmi male, ma io ho visto nel suo negozio questi stessi scaffali, è difficile da dire con tutte ste S, di colore diverso, mi pare che costassero 64 di bronzo l'uno. Ok. Quindi non poteva essere, boh, cioè penso che 2 forse è troppo poco. Poi non mi ricordo, forse mi sto confondendo, però... Ce ne sta una anche qua sotto? Sì, perché per le no? cose di scorta, capito? Sì, ok. E gli altri 2 per ora le teniamo tranquillamente. Certo. Come extra le mettiamo qua. Ok, così in tutti questi alti, eccetera, eccetera, possiamo mettere sia la zona scudi, sia tutte le varie cose extra che vogliamo tenerci... E lo shop diventa una super mega figata. Esatto. Allora, tutto bello, tutto carino. Ma noi alla fine abbiamo fatto un episodio intero per sistemare solo ed esclusivamente. Sì, vabbè, ci vuole tempo. È per quello che poi non lo facciamo mai, perché ci vuole un sacco di tempo. Mentre qua so che ne abbiamo venduto un pochino. Le abbiamo vendute tutte. Ci siamo fatti i soldi dei due anelli, allora. Vai. Siamo di nuovo ricchi, mia cara Fere. Allora, facciamo così. Una lo rirendiamo, uno d'oro. Ok. Abbiamo di nuovo 12 di oro. Ok. Praticamente 13 di oro. Perfetto. Contando anche l'argento. Quindi continuiamo ad essere veramente messi bene i soldi. Ma ricordatevi che non abbiamo ancora dato i 4 d'oro che servono per la gilda. Certo. Quindi in realtà comunque... Sono 8 monete d'oro. Sì. Che comunque vanno bene, secondo me. Noi ci fermiamo così. Mi raccomando, nei commenti proponete un sacco di roba. Voglio almeno 1000 commenti da leggere, di idee, proposte. Sbizzarritevi tutto quello che vi piacerebbe. Ok? Così capiamo un pochino verso dove andare con la serie. Ovviamente nei prossimi episodi comunque ci focalizzeremo sull'armatura di Kendall, che comunque andrà fatta e sarà importante. Su ultimare la gilda, perché poi ci permetterà di sbloccare le missioni. E sui nostri cavolo di upgrade, io spero di potenziare la mia spada dal 2001 e ancora non ho trovato il potenziamento, ma anche lì risolveremo, promesso. Noi ci fermiamo così e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!